c'è chi ha studiato il modello, c'è chi ha studiato il colore, c'è chi ha studiato l'elastico, ognuno ha collaborato come se si facesse un capo d'abbigliamento di moda di Monna Lisa. Sono in cotone 100% lavabili e sterilizzabili, realizzate con le iconiche fantasie del brand. Sono le mascherine che Monna Lisa ha donato al reparto di pediatria dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi. Credo che i nostri, fra virgolette, clienti non sono quelli che vanno soltanto nei negozi, ma sono quelli che vivono nel nostro territorio, quindi essere vicino a chi anche non sta proprio bene, secondo noi è un modo per farsi vedere presenti, per essere vicino ai genitori e ai ragazzi, e poi pensiamolo che questi ragazzi sono il nostro futuro. E questo mi sembra la cosa più importante. In tutto 150 mascherine per portare solidarietà, protezione e gioia tra i bambini ricoverati nell'ospedale del Valdarno. Quindi si trasforma in una cosa positiva quello che potrebbe essere vissuto come un limite. La trasformazione del limite in una decorazione ci aiuta anche a proteggere i nostri figli, i nostri bimbi e anche tutti i loro familiari e gli operatori che lavorano con loro. Anche in questa fase post-emergenziale proseguono così le donazioni delle aziende del territorio. Dobbiamo essere orgogliosi perché in un momento così difficile per tutto il paese e non solo, le nostre aziende del territorio, in questo caso Monna Lisa, che è una dei leader della moda della nostra provincia, ha iniziato da subito cercando di rendersi utile e quindi riorganizzare. Organizzandosi nella produzione di quello che soprattutto nel mese di marzo era introvabile, quindi le mascherine. Ma il lavoro da parte loro per tutta la comunità, per tutta la provincia, in questo caso addirittura per i bambini della pediatria, quindi una sensibilità particolare, non si è mai fermato e quindi continuano a dare una mano per cercare anche di fare un'educazione al rispetto delle regole per una gestione più responsabile di questa difficile fase di vita, però con un loro stile, cercando di regalare anche ai bambini in questo particolare una mascherina protettiva ma che sia anche divertente e piacevole proprio per loro, quindi un modo anche più giocoso per avvicinare i bambini comunque ad una protezione che ancora è molto importante continuare ad utilizzare.